Allora, Libri.tv, Riccardo Cristiano, nuova puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo, in compagnia di Antonio Saffioti e ovviamente di Riccardo Cristiano, che oggi vi farà vedere cosa significa parlare con Antonio Saffioti. Saluti a tutti. Allora, perché dico così? Perché oggi abbiamo deciso con Antonio di farci una chiacchierata da amici, cioè mentre abbiamo fatto sempre delle trasmissioni dove parlava soprattutto Antonio, tanto per cambiare, perché Antonio parla tanto, in quello non è disabile di niente, anzi parla pure troppo, e oggi invece facciamo una chiacchierata tipo da amici. Sono andato a trovare Antonio a casa, come stai, come non stai? E io ti dico la domanda, tu mi dai la risposta, ti faccio la domanda, tu mi dai la risposta, quindi oggi sai che faccio? Ti dico la prima domanda che ho letto su Facebook questa mattina, sui social, e ho letto: Sudafrica, elefante uccide bracconiere, corpo divorato dai leoni. Io ho detto, per me è una buona notizia, la verità, cioè è un'ottima notizia, finalmente il bracconiere ritorna alla natura in tutti i sensi. Ah, Se lo sì. è, incornato elefante e l'hanno divorato i leoni, ecco. No, è come dice Capalezza, siamo dalla parte del toro. La parte del toro è la parte giusta. No, ma poi dai, guarda, io non sono contro la caccia, anche se diciamo è uno sport, alcuni dicono che non è uno sport, è un qualcosa di particolare. Da noi, per esempio, c'è la caccia al cinghiale, ma se parliamo di elefanti, che sono comunque animali in via di estinzione, come le tigri, come tutti come tanti altri, diciamo, le balene, esseri viventi che li abbiamo sterminati, li abbiamo sterminati. Una volta che un bracconiere, che poi quindi non è nemmeno una persona ufficialmente incaricata di, che ne so, limitare, ecco, come succede con i cinghiali, la prolificazione, qui, insomma, un bracconiere. Quindi per me, io non soffro per questa notizia, anzi, non dico che sto esultando, però dico, se l'è andata a cercare alla fine. Nel mondo della natura vige la legge del più forte e quindi ha vinto in questo caso l'elefante e i leoni. Chi è? No, d'accordo, siamo d'accordo, sempre riguardo agli animali. Io ho letto invece che in Russia è stato trovato un allevamento, per così dire allevamento, Sì. di beluga e orche, 80 beluga e 10 orche chiuse in delle gabbie piccole rispetto alla loro stazza. Si è scoperto che era tutto illegale. Adesso questi animali saranno liberati. Però gli esperti di animali, di cetacei, dicono che ci vorranno minimo 2 o 3 anni per farle abituare al mare aperto, perché purtroppo sono state catturate le mamme insieme ai piccoli, pure, quindi ci sono i piccoli che si sono proprio cresciuti nelle gabbie, dovranno abituarsi alla libertà. È vero, è vero. Cioè, Io invece sai cosa ho letto, ad esempio, un'altra notizia abbastanza importante, non so se tu l'hai sentita, quella relativa alle api, che sono in via di estinzione le api. Addirittura, non è un'ipotesi questa, che giustamente le api si occupano dell'impollinazione, quindi venendo a mancare totalmente le api, tutta la parte relativa ai frutti, agli alberi e quindi anche alla vita sulla terra potrebbe portare all'estinzione. Addirittura c'è chi sta studiando non tanto di risolvere il problema dell'inquinamento, perché le api poverine muoiono perché c'è l'inquinamento, ci sono i pesticidi, ma hanno pensato di risolvere con le api robot. Con delle api drone che andranno a impollinare di fiore in fiore. Ma cioè, ti rendi conto? Stiamo andando all'eccesso. Di contro c'è Morgan Freeman, che è un noto attore, che invece ha creato un piccolo paradiso delle api dove le ha messe da parte per preservarle appunto dall'estinzione. Cioè, da una parte abbiamo la tecnologia che vuole a tutti i costi sostituirsi un po' alla natura e quindi a quello che è bene, insomma. E dall'altra invece c'è chi cerca di, non so,
far riprodurre le api, mantenerle e via discorrendo. Secondo me la soluzione è la seconda, la migliore soluzione. La prima mi sembra un po' azzardatina. Ma pure secondo me. Anzi, guarda, lo sai che le vedevo su internet un'altra cosa molto carina, l'ho fatta vedere pure a Marco e a mia suocera. C'è una specie di piccolo, diciamo, oggetto di legno, che è fatto prevalentemente in legno, però all'interno, la parte dove le api depongono il miele, che adesso non ricordo come si chiama, sono ignorante, me lo vado a cercare su Facebook o su Google, perché la cosa bella è che possiamo cercare i termini, in pratica, attira le api. Le api vanno a produrre insomma il miele e poi il miele lo metti tramite un tubicino dentro direttamente i barattoli senza bisogno di togliere direttamente. Adesso non so se si chiama arnia, non vorrei sbagliarmi. Sì, Comunque, esatto, ed è molto facile. Vi consiglio di andarlo a cercare perché il servizio lo trovate sulla pagina Octopus, qualcosa del genere, quindi se non si può ricordo. mettere sul balcone, in giardino. In giardino, penso in giardino perché comunque devono esserci delle api in giro, perché se non ci sono delle api in giro comunque non puoi. Però è facile soprattutto nella raccolta del miele ed era bello perché ti faceva vedere che è un modo per incentivare la produzione di miele, le api, è anche un modo insomma per l'autoproduzione. Io poi sono per l'autoproduzione in tutto, se ci fosse la possibilità per produrre l'olio da solo. La farina da sola, visto che le farine sono diventate ormai, tutti parlano di celiachia, però sono le farine che sono malate perché vengono trattate con additivi. Il miele, guarda, io sarei veramente, tornerei indietro nel tempo, però con accorgimenti tecnologici. Sempre per quanto riguarda le api, ho saputo in passato che ci sono pure delle specie di api che provengono dal Sud America, arrivati in Europa attraverso i container, che stanno sterminando le api europee, perché queste sudamericane sono 10 volte più grandi, somigliano dei calabroni, e proprio loro vanno da conquista degli alveari. Quando un alveare lo sterminano, sì, tipo nazisti. Un esempio volava tipo nazisti, ok, vai. Quindi sono tanti i problemi derivanti da questa globalizzazione che c'è nel mondo, che globalizza anche la natura. Ma è brutto perché, guarda, io sono d'accordo con il progresso tecnologico, lo diciamo sempre, però quando il progresso tecnologico deve rovinare la natura, il mare, l'ambiente, è brutto. Sì, queste cose sicuramente da condannare e da evitare, cioè, per quanto sia possibile. Poi io addirittura leggevo sempre che il mare continua ad essere inquinato dalla plastica e che ci sono però paesi virtuosi che hanno abolito le posate di plastica e hanno utilizzato dei derivati, che ne so, la patata, il riso, la soya. Non sarebbe difficile, magari si spende un po' di più per produrre, però almeno si inquina di meno. Sì, queste soluzioni si dovrebbero trovare, come per esempio pure dotarsi a casa del depuratore per evitare di utilizzare bottiglie di plastica. Sì, quello sarebbe buonissimo. Stato un investimento che abbiamo fatto la mia famiglia. Ah, voi avete il depuratore? Sì, ce lo siamo regalati a Natale. Che ne avevamo un modello che ormai non funzionava più e l'abbiamo cambiato. È una spesa importante, però è per la natura che si fa,
quindi ma poi anche per la questione dell'acqua, perché sentivo dire che l'acqua depurata dal depuratore, poi a parte che a livello proprio sanitario è meglio, perché il filtro, mi pare, del depuratore che tu hai, non so se è quello osmosi inversa, che è quello che va per la maggiore, però sono dei depuratori che purificano l'acqua pur lasciando le proprietà, diciamo, oligominerali. Sì, certo, certo. Questi moderni sono così. Ed è una cosa buona, non è una cosa da poco, perché prima eravamo in vasi, le bottiglie, adesso siamo solo bottiglie di vetro, poi ne deriva pure che l'acqua è più buona. Eh sì. E poi tuo padre, i boccacci, i contenitori, i boccacci, si diranno così, comunque dovunque, li utilizza per le conserve, perché sì. Voi comunque avete un orto, quindi, che ne so, i pomodori, fate la salsa, tuo padre coltiva le zucche, quindi si fanno in tanti modi. Sì. Poi avete pure, abitando comunque in Calabria, l'idea, insomma, dell'autoproduzione e delle conserve che magari al nord non si fanno più e si comprano. Qui al sud, fortunatamente, ancora la tradizione, diciamo, va avanti. E anzi, addirittura sono un sacco di ragazzi. Siamo fortunatissimi da questo punto di vista. Le marmellate sono molto buone. Poi sappiamo da dove provengono. Poi mio padre produce pure le fragole. Pure le fragole? Ma questa sì, mi mancava. Sì, ma proprio le vendono tantissime. Purtroppo io ho avuto un'allergia. Un'allergia, sì. E per questo hanno smesso di mangiare fragole. Purtroppo. Sì, però quelle non c'è alcun tipo di veleno, quindi si possono mangiare anche senza lavare, basta pulire con un panno, delle volte sono già buone, invece quelle del supermercato non sai mai quante lavatole, quante volte sciacquate. Ma è vero, ma poi anche le mele sono piene di cera. Ti faceva vedere proprio un video l'altro giorno su YouTube, guardavo, ti faceva vedere un video come è pieno una mela di cera e che non basta lavarla soltanto sotto l'acqua corrente, eh. Bisognerebbe proprio strofinare. Le mele abbiamo abitudine di comprarle proprio mele calabresi, quelle che sono un po' bruttine da vedere, ma sono più buone da mangiare. Sono più sapori, addirittura, guarda, adesso io spezzo una lancia in favore del chilometro zero. Ci sono le mele di montagna, o comunque la frutta, diciamo, locale, soprattutto quella, ripeto, di montagna o comunque di collina, che è molto, molto più saporita di quella che può essere, non so, acquistata di altre marche note, che vengono magari dal Trentino piuttosto che da altre zone. Senza nulla togliere a quelle zone, però abbiamo le nostre mele locali che sono tanto buone e alle volte costano anche meno, perché si perdono sugli alberi. Si perdono sugli alberi le mele, si perdono sugli alberi le arance, cioè dove passi qua, nella zona di Lamezia, nella zona anche mia qua dove abito, Campo Racleto, c'è la frutta che si perde sugli alberi. Ed è un peccato pure per le persone che muoiono di fame, perché c'è un sacco di gente che ancora oggi va alla mensa della Caritas, ma anche altre mense, muoiono di fame, e c'è la frutta che si perde sugli alberi. Sarebbe bello vedere qualcuno che desse la possibilità di raccoglierla, questa frutta, in cassette, mettesse un cartello, sarebbe carino, mettiamo un cartello dove c'è scritto: raccoglietevi la frutta invece di lasciarla sugli alberi gratuitamente. Potremmo sì, proporlo. Sì, allora anche io in questo modo ci sta. Da te non si perde, perché tuo papà la raccoglie. Vabbè, ci fate le marmellate. Anzi, potremmo invitare qualcuno, visto che tu non mangi le fragole, no? Invitare i nostri amici web ascoltatori a bussare alla tua porta e chiederti possibilmente di mangiare qualche fragola, in cambio ovviamente di qualcosa che ti porteranno loro. Torniamo al baratto: tu gli dai le fragole e loro invece in cambio ti danno, non so, un libro, ti danno un film, un cinema, un qualche cosa. Sì, sarebbe una buona idea in Calabria pure fare questo tipo di baratti. Sì.
torniamo, te l'ho detto, ai tempi in cui non contava tanto la questione economica della moneta quanto magari l'utilità stessa della cosa. Io quando parlavo non tanto con i miei nonni, che purtroppo non li ho conosciuti, ero troppo piccolo, però con le persone anziane mi raccontavano che, ma come facevate ad andare avanti? Noi avevamo una mucca, un maiale, e loro magari vendevano appunto i frutti della terra piuttosto che il vitellino, e se no andavano avanti col baratto, se andava avanti con quello, magari avevano un solo vestito buono, Sì, intendo. mio nonno paterno mi raccontava sempre di questi baratti che avvenivano non solo tra parenti, ma anche tra estranei, che portavano a differenziare anche la dieta, no? Perché sennò chi produceva fagioli non poteva mangiare sempre Fagioli. fagioli, quindi barattavano con gli altri. C'è chi dice che queste pratiche economiche di una volta siano passate, ma invece sì, sono sempre attuali e andrebbero valorizzate di più, soprattutto in periodo di crisi come il nostro, in cui rischiamo nei prossimi mesi di avere l'IVA aumentata. Vabbè, questo qui bisognerebbe aprire un capitolo sul governo. Sì. Risparmiamoci il capitolo sul governo. Sai cosa pensavo pure? Che sarebbe bello se ognuno di noi in casa ha un sacco di oggetti che non usa. Se si potessero fare dei mercatini, non soltanto diciamo a vendere quello che uno non usa, ma proprio a regalare. Perché alle volte abbiamo veramente un sacco di, non dico vestiti, c'è un frusaglie che lasciamo impolverare in soffitta, nel garage, ma in casa stessa, e ci sono invece persone che le potrebbero utilizzare. Quindi sarebbe bello veramente se ci fosse una sorta di virtuosismo dello scambio, del regalo, del donare magari un oggetto che diceva: guarda, sono un bambino, adesso sono cresciuto, c'ho un sacco di giocattoli, le regalo a dei bambini, piuttosto che regalare anche dei vestiti che non ci vanno più a delle persone che ne hanno bisogno. Quanti oggetti abbiamo in casa che non usiamo? Tu ne hai, c'hai delle cose vecchie che non Sì. usi. Per fortuna il mio amico Bubba, che mi ha un po' svuotato da molte cose che non utilizzo, Ricordiamo chi è Bubba? è un mio amico, ma anzi io dico che siamo quasi fratelli, che proviene dal Senegal. E di tanto in tanto, quando ho bisogno, si occupa di me. Ma ci aiutiamo a vicenda, questo è il bello della nostra Dell'amicizia. amicizia. E grazie alla nostra amicizia, Bubba ha potuto ricongiungere parte della sua famiglia qui in Italia. È rimasta in Senegal solo la figlia più piccola, che non può venire qui in Italia per dei problemi di reddito, perché Bubba dovrebbe avere un reddito di 20.000 euro all'anno, cosa che per un migrante che lavora la giornata è un po' difficile da raggiungere questa somma di reddito. Però speriamo in futuro che possa iniziare a lavorare anche la moglie, che adesso si occupa da piccolino di famiglia, che è il primo figlio di Bubba nato in Italia, perché gli altri sono tutti nati in Senegal. E come si chiama il piccolino? Si chiama Mohamed, e poi noi gli abbiamo dato il secondo nome di Antonio, il nome di chi sta parlando. Dell'Antonio Saffioti nazionale, o almeno dell'Antonio Saffioti calabrese, per così dire. Purtroppo Mohamed,
che io considero come un nipotino, purtroppo è rimasto traumatizzato dalle persone bianche, Veramente. e quindi ha maturato una sorta di razzismo. Al Personaggio. contrario. Sì. Poverino. Bellissimo. Fa 2 anni a luglio, spero di farlo diventare non razzista. Ma perché, scusa, che cos'è che dice che... Perché ce l'ha con le persone Piange. bianche? Quando vede noi Piange? piange, si scappa subito. Vabbè. Scusa, una volta si diceva l'uomo nero e tu dici, guarda, c'è l'attenzione che ti faccio venire a prendere dall'uomo nero e mo c'è l'uomo bianco. Ci facciamo paura. Ma no, magari Andiamo. adesso è piccolino, poi crescendo diventerà Scherziamo, più consapevole, poi si renderà conto di tante cose e confermerà la question scherziamo. nota. Sì. Quello, quello no, quello Ma poi no. Es avrà un degno insegnante dei diritti civili e cose Assolutamente. varie. Vabbè, ma forse ci sei tu che gli spiegherai tante cose. Mi auguro che gli spiegherai che non bisogna essere omofobi, che non bisogna essere razzisti, che non bisogna essere sessisti, che non bisogna essere maschilisti e che non bisogna soprattutto essere contro le persone che la pensano in maniera differente da noi. Bisogna essere democratici. Certo. Accoglienti, accoglienti. E senti, a proposito di democrazia, qua io adesso mi spulcio il profilo di Antonio Saffioti, perché ovviamente su Facebook ci dobbiamo andare a fare i cavoli degli altri. Quindi se io vado sul tuo profilo, la prima cosa che leggo è domenica 7 aprile, vabbè, questa è passata, ok, prenditi cura della tua città, pulizia del parco Peppino Impastato, e quindi vabbè, parliamo di pulizia del parco. Io là poi dopo apro alla fine un discorso, perché non lo voglio aprire adesso. Poi c'hai come foto del profilo quella di un ragazzetto. Ecco, adesso non voglio aprire una polemica, però dai, chi è questo ragazzino, questo che si chiama È un Simone? ragazzo che si chiama Simone, Sì. ha 15 anni e Sì. ha degli attributi grandi quanto la Basilica di San Pietro. Per rimanere a Roma, la cosa che voglio dire su Simone è che anch'io da sua età quell'irruenza e quella incoscienza che purtroppo con l'età nella politica si perde. Però ho molto apprezzato Simone, come apprezzo Greta, come apprezzo tutti questi adolescenti che stanno facendo recantano Agli adulti. gli adulti, e che adulti in alcuni casi, anche se le persone con cui discuteva Simone, come gli attributi c'hanno molto piccoli, e sono quelle persone che pensano che alzando la voce, calpestando il pane per terra, si risolve tutto, e poi penso che sia molto facile prendersela con le minoranze. La cosa difficile è prendersela e rivoluzionare le maggioranze. Ma poi non è che uno deve basare tutto su minoranza, maggioranza, cioè bisogna ascoltare un po' tutti, Sì. perché viviamo tutti nello stesso modo, anzi, non è detto che la maggioranza abbia ragione. Sì. Tu che sei cattolico, giusto? E sei un cattolico praticante, sbaglio, c'è stato qualcuno che diceva, chi volete libero, Gesù o Barabba? Gesù o Barabba? Alla fine hanno detto Barabba e un altro l'hanno crocifisso. È semplicemente un esempio. Ma era la maggioranza in quel caso. Diciamo che è stato sempre detto che gli ebrei hanno ucciso Gesù Cristo, quando in realtà erano tutti romani quelli che hanno fatto questa scelta, che hanno posto questa scelta assurda.
agli ebrei, quindi un po' di colpa se ce la vogliamo, se lo vogliamo dire, ce l'abbiamo pure noi italiani sulla fine, dal nostro grande profeta, no? Guarda, io penso, vedi, tu l'hai chiamato profeta, vedi, nella storia ci sono state un sacco di persone, magari illuminate, che hanno, magari non volevano nemmeno fondarla una religione, questo è quello che molti dicono, volevano semplicemente dare una guida, poi vabbè sono state fondate le religioni e sono stati dettati dei dogmi e le cose magari un po' sono diventate diverse da quelle che erano all'inizio. Io ho letto molti anni fa i famosi Vangeli apocrifi, poi ne sono spuntati tanti, e ci sono delle concezioni anche sulla religione particolari, cioè, non, il culto non tanto di Cristo, il culto diciamo, di Dio, della religione, era molto diciamo, naturalistico, era basato sulla natura, poi pian piano le regole, il fatto della sessualità, la questione della differenza uomo-donna, e la cosa che mi fa ridere e pensare, sai qual è? È che tutti individuano Dio come uomo, maschio, e Dio potrebbe essere tranquillamente donna, o addirittura Dio potrebbe essere uomo e donna, poi si parla di madre natura che è anche più bello, cioè, pensare che ci possa essere una divinità che abbia un sesso, quindi uomo, e che magari possa essere sottomessa, magari un'eventuale componente femminile o comunque messa da parte, a me questo fa riflettere molto perché non mi ritrovo vicino, diciamo, al Penso pensiero. invece che Dio non abbia alcun genere, identità di genere, secondo me. È un'entità superiore a tutte le classificazioni, secondo Cioè, Dio l'asterisco. Aspetta, aspetta. LGBTQ. L'asterisco. ognuno di noi. È ognuno di loro, sì. Ognuno di noi è un asterisco più che una lettera. Ma infatti, guarda, adesso noi ne parliamo così, no? Io alle volte quando penso agli acronimi, che designano ogni appartenente alla comunità LGBT, per esempio LGBTQIA, ok, definiamo L come lesbica, gay come gay, T come transgender, A come asessuale, I come intersessuale, ok, però se ci pensi bene, a me farebbe più piacere se uno, non dico che non si definisse, sarebbe bello dire siamo esseri umani, poi con chi vai non è importante, cioè l'importante è che stai bene, stai felice. Più una questione forse del sentire che ti vuoi, diciamo, definire appartenente a una comunità o comunque a una sorta di casellina. C'è un libro che io ho ed è molto bello, poi te lo devo passare, che è di una persona famosa che conosco che si chiama Mirella Izzo, è una trans, adesso penso che comunque abbia fatto la riassegnazione, comunque parla, il suo libro si chiama Le gabbie dei generi. Sì. Ed è molto Non bello è che perché posso dire, l'ho detto di recente con libro. vero non... no, ok, vero. Sì. Mi si sta guarda, in diretta mi si abbassa la sedia perché ho la sedia così. Non dire queste cose, comunque. Vabbè. Dicevamo, in questo libro Le gabbie dei generi, Mirella spiega proprio questo, spiega proprio che come dire, un po' la società ci ha voluto incasellare nel genere binario. Prevalentemente maschio o femmina, e poi dopo, vabbè, la comunità LGBT ha dato i vari acronimi lesbiche, gay, bisessuali, transgender, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a termini che io nemmeno immaginavo, tipo demisessuale, pansessuale, che poi, vabbè, ci vuole la spiegazione, ma non è il caso di farla qua. Poi ci sarà qualcuno che la farà, sicuro. Io ho studiato E studiati, bene. Il fatto che tu li abbia studiati depone in tuo favore. E sono sicuro che un giorno qualcuno questa cosa la scriverà in un libro. Ma diciamo che io Io non ho mai dirò di capito. più questi termini. Ho iniziato a studiarli 10 anni fa, esattamente nel periodo in cui ci vivo.
il Pride al Circo Massimo con l'ospitale di Gaga. Proprio ricordo, ricordo. in quell'anno io ho iniziato a studiarmi tutti i termini appropriati per definire la comunità arcobaleno di cui penso di far parte anch'io da un po' di tempo. Sì, a pieno titolo, a pieno titolo. Grazie. No, è vero, è vero. E io penso questo, penso che gli acronimi siano importanti, cioè, ma anche per un ragazzo, Ma io pensavo, importante. sì, ma no, la mia non è una critica, la Una mia è una... battaglia sul termine disabilità, no, persone con disabilità per me è il termine più appropriato. Odio la parola diversamente abile perché è una parola che nel suo significato stesso crea delle differenze, a mio avviso, perché Diversamente già abile. diversamente, poi le abilità diverse poi ce l'hanno tutti, quindi siamo tutti diversamente abili, quindi è un termine che per me decade È discriminatorio. anche filologicamente. Non ha senso. Poi ognuno è libero di definirci come vuole, però per me il termine appropriato è persona con disabilità, anche perché è utilizzato nella legislazione internazionale dalla sanità internazionale, quindi a mio avviso questo è il termine corretto. Poi anche lì assistiamo a degli obblighi diversabili. Vabbè, dai. Invece, sai cosa pensavo? Che anche il vostro termine disabile si è evoluto. Perché Sì. una volta non, si dice, allora, a parte che era inflazionata la parola handicappato, dai, Sì, ci certo. veniva usata come un'offesa. Quindi, come offendevano te dicendo handicappato, offendevano un altro dicendo frocio. Quindi, handicappato uguale a frocio. Sì, è come frocio, sì. Oh no, Hai perfettamente ragione. prima ancora dell'handicappato, addirittura io leggevo, sempre per quanto riguardava la Bibbia, comunque la persona deforme, cioè si utilizzava, non si utilizzava disabile all'epoca. Addirittura c'è un bel libro, pure quello è interessante, che si chiama Freak, che parlava delle persone, è scritto Freak, cioè sarebbe strano in inglese. È un libro che parla delle persone con deformità, che avevano delle disabilità, però parliamo dell'Ottocento, del Novecento, quindi che ne so, le persone che erano di bassa statura, quelli che avevano addirittura delle deformità, che magari avevano due o tre gambe, capito? E quindi comunque non venivano definite disabili nell'Ottocento, nel Novecento, venivano definite persone deformi o comunque addirittura mostri. Quindi come la persona gay che veniva definito pederasta, come che veniva definito invertito, che veniva definito capovolto. Cioè, insomma, l'evoluzione dei termini non è che ci ha salvato più che altro, però ci ha, diciamo, identificato per quello che effettivamente noi siamo. Siamo delle persone, ma alla fine tu sei disabile, ma sei comunque un essere umano, una persona. Cioè, manco Diciamo, disabile. poi sui termini ci sono dei cretini che scherzano su questa cosa, dicendo che i termini non contano, pure c'è qualcuno dalle mie parti che qualche volta in televisione si azzarda a scherzare pesantemente sul concetto dei termini, dicendo per esempio è handicappato un po' chiamato, è disabile un po' chiamato, ma come da me chiamare?
c'è qualcuno che dalle mie parti molto spesso, non la stessa persona anche, più persone che si prendono la briga di scherzare su queste cose, quando invece sono delle cose molto importanti su cui non si dovrebbe fare dell'ironia. Certo. Però io mi rendo conto che dopo una vita che ho passato almeno 35 anni della mia vita a dire a chi mi sta intorno il termine giusto da utilizzare, e ancora oggi mi succede, penso a me molto vicino. Non sanno ancora, non capisco ancora questo, il concetto del termine è esatto da utilizzare. E quindi. Ma tu pensi che potrebbe essere una sorta di vergogna? È come quando sia nei tuoi confronti che nei miei confronti, ti faccio un esempio. Sì. Allora, magari ti vedono disabile e magari vogliono utilizzare il termine, diciamo, delicato per non offendere la tua persona, o come con me, quando invece non sanno se dire gay, omosessuale, cioè, come se, capisci, compagno, addirittura con Marco, non mi succede spesso con Marco, io mo sono, tu l'hai chiamato, tu dici mio, tuo marito, ok? Io Però c'è marito voglio. qualcuno che dice il tuo compagno, qualcuno che ti dice, non dice nemmeno niente, poi giustamente, semplicemente Marco, cioè, alle volte sono i termini che forse mettono in imbarazzo, e quindi quando ci guardano le persone, e vorrebbero forse alcuni non ferirci, perché forse alcuni lo fanno con l'intento di non ferirci, altri, Anche questo, sì. capito? Mi rendo conto che anche questo. È anche questo che. Per esempio, capita, nell'ambiente ecclesiastico, per esempio, si sono inculcati come termine diversamente abile ed è impossibile schiodarli da quel termine. Anche i politici che si rifanno ai valori cristiani hanno il vizio di usare sempre quel termine. Perché lo pronunciò la prima volta un papa, e da quella volta è successo una baraonda. Si è usato sempre questo termine che a me fa venire orticaria. Oh, Anto, ti faccio ridere. Allora, se tu sei diversamente abile, io sono diversamente eterosessuale. Scusami, perché... Oh no, scusa. Allora, disabile tu... No, diversamente abile tu, diversamente eterosessuale io. Quindi scusami, allora no, vabbè. Tu sei Antonio. Per me sei Antonio. Non sei né disabile né non disabile. Sì, Lì ci certo, sono vero. Riccardo. Alla fine, quando non sapete come chiamarci, chiamateci per nome. Ah, oh, bravo, diciamoglielo. Infatti. Non sbagliate di sicuro. Ma tu guarda anche l'altra cosa, no? Quando uno, io non dico mai sono gay, cioè non è una parola che io dico perché mi presento, eccetera, eccetera. Io dico semplicemente io ho un compagno, Marco, punto. E con quello io dico che ho un compagno, che amo un'altra persona, non è che mi devo definire gay perché il mio orientamento sessuale è quello, e quindi siccome devo per forza definirmi con l'orientamento sessuale, non magari con l'orientamento affettivo, piuttosto che il fatto che mi piaccia Marco, cioè io non penso che tu debba definirti sono Antonio e sono disabile, non siamo nemmeno gli alcolisti anonimi, cioè Vabbè. tu sei Antonio. Allora, nel mio caso è pure evidente, no? Si capisce. Ok, da te si può dire, si capisce perché sei, diciamo, su diciamo una carrozzina, eccetera, eccetera, ma c'è gente con cui parli che pur non essendo su una carrozzina, hanno una disabilità mentale in senso di limite proprio, capito? È Grossissime. grossissimo il limite là in quel E caso. grosse. Di grosse mentali, sì. Tu forse non puoi muovere le gambe, non puoi muovere le gambe, cioè, però il cervello lo muovi. Cioè, giusto o sbagliato che siano i tuoi pensieri, perché qualcuno potrebbe pure dire: ah no, Antonio è estremista perché Antonio è buonista.
non mi capisco. Oh no, ci sarà qualcuno che ti critica, non è che si impietosisce dal fatto che sei disabile e dice No, poverino. anzi. E questo è positivo. Questo è positivo. Questa è l'unica cosa secondo me positiva. È una cosa buona questa. Di guardarti così come sei, cioè come una persona che può sbagliare e sbaglio, o tu sei uno che gli dà fastidio pure quando ti definiscono una persona speciale, una persona non lo so, io ti definisco sopra le righe. Mi ha detto che pensiero, scusa, per portare il discorso. L'amore. Vai. Il discorso su questa parte è la cosiddetta specialità. Allora, io non mi sento speciale, non voglio essere definito speciale perché il più delle volte non mi arrabbio, però può capitare il gioco che sono Ce un l'hai po' girati. Ce l'hai girati. non so come reagisce. Ecco. Comunque questo termine si è molto diffuso soprattutto nella mia città in alcuni ambienti. Non voglio dire qua perché i miei concittadini capiranno a cosa. A cosa mi riferisco io? In ogni occasione pubblica, nella mia città, un po' di tempo a questa parte, ripeto sempre il mio mantra contro questa definizione di speciale, perché secondo me è una definizione altamente discriminatoria, a mio avviso. Sia per la persona che viene definita come tale, sia perché è escluso da tale categoria. Perché siamo tutti persone non normali, che il nostro termine è brutto, ma persone ordinarie. Ognuno cerca di vivere la sua vita a pieno e nel modo in cui riesce a farlo. E nel modo in cui ritiene opportuno. Quindi secondo me non ci sono speciali, non ci sono eroi, non ci sono, però ci possono essere, perché non le persone sopra le righe, le persone strambe. In quel caso io preferirei più che mi chiamassero, mi definissero come una persona stramba o di traverso che è speciale, per me è più un complimento quello là. Quello lì che essere definito speciale, una specialità vale solo in ambito Culinario. culinario, e poi quando si parla della mitica Vespa, quella è la La specialità. special, certo. Sì, Sì. ma guarda che questa cosa che dici tu colpisce anche noi, perché quando tu dici, ah, i gay sono sensibili, voi siete persone sensibili, ma quando mai? Ma tu conosci i gay? Uomini Cioè, disabili sono tutti buoni, veramente sì. Ci sono alcuni disabili che sono razzisti. molto stronzi. Guarda, io ne conosco un paio che sono razzisti e ti dico solo questo. Sì, ma io con qualcuno nell'ultimo periodo ci ho pure litigato con qualche disabile di questi cattivelli. Io preferisco gli stronzi. Struzzo, Allora, basta. finisce meglio. Anche io ogni tanto casco in questa categoria comunque. Ma tutti noi, tutti noi. Cioè, ma il fatto di rapportarci, per forza. Appartiene a tutti, no? La cattiveria parte dal cervello umano, si scatena ogni tanto. Vabbè, ma perché alle volte sai cos'è? Un po' egoismo, un po' presunzione, il fatto che vuoi avere ragione, poi ti rendi conto che non puoi avere sempre ragione, perché non hai sempre ragione, ci sono le idee degli altri. Tu sei una persona di 7 miliardi su questa terra e Sì. ti immagini che avessi Quasi sempre otto, ragione. Come? quasi otto.
quasi 8 miliardi. Ah, quasi 8 miliardi, cacchio. Intanto l'Italia pare che la natalità stia scendendo, quindi bisogna darsi una mossa. Speriamo che arrivino più migranti dalla Libia, con la caccia della guerra civile. Ma tu sei pazzo, che poi dopo Salvini si arrabbia, non va bene questa cosa. Devi mettere tu al mondo un bambino, sai? Ma a me poi che mi assiste? Ti fai assistere dal figlio, no? Ti fai una bella badante. Di Salvini. Da Salvini, viene Salvini. Io faccio un figlio, tu fai un figlio. Le badanti italiane ora prendono il reddito di cittadinanza, quindi non gli conviene lavorare. No, ma si fa per scherzare, però tu è seria la cosa, eh? Cioè, allora, vabbè, non voglio aprire il vaso di Pandora sulla questione della... Vabbè, lasciamo stare, e sai di cosa sto parlando? Però, ma se c'è un problema di natalità e ste coppie etero non vogliono fare figli perché si sposano sempre più tardi, le donne vogliono fare... che giustamente... La colpa è tua. La colpa è mia. Procreare. Sì, io potevo... Allora, perché poi, qual è la domanda? Ha mai scelto di stare con Marco? No, io non ho scelto niente. Noi ci siamo trovati, e ci siamo innamorati e stiamo insieme. Figli al momento non ne verranno e non penso che, chi lo sa, mai mettere lì. Cioè, se non li fai tu, perché li devo fare io? Fammi capire. Infatti. No. I figli li deve fare chi li vuole. Come? Ne voglio fare nemmeno. Io al massimo ti posso adottare se vuoi, cioè, tanto la cosa si può fare. Sì, mi prendo io cura di te, la casa è grande. Dopo di noi. È accessibile, ma vabbè, sì, dopo di noi. Io ti adotto, lo dico in diretta, io e Marco ti adottiamo. Un'idea, poi spero che non dicono che facciamo cos'è. A tre! Sì, certo. Sì, giustamente nella pruderia della gente. È facile passare poi allo scandalo. Ci vogliono fare il disabile, effettivamente. Sì. Che poi io... subito così. Vabbè, ma guarda, ti dirò, vogliono fare una cosa a tre. Vabbè, ok, questa ci sta. Noi lo sappiamo già qual è il discorso. Tu ci hai fatto addirittura un convegno sulla sessualità delle persone disabili. Io non ti nascondo che mi posso tranquillamente innamorare di un disabile perché, vabbè, sono innamorato di Marco, però perché comunque io non guardo la questione. La stessa cosa. E quindi... Non metto limiti. Siamo possibili. La confidenza. Bravo. Siamo confidenza. Esatto. Quindi no limits anche in quello. Però dai, io prima di concludere, perché ancora abbiamo un'altra decina di minuti buoni in base al nostro il nostro canovaccio, diciamo, dei 60 minuti che ci facciamo un'ora, ti volevo fare un'altra domanda. Ma fammi capire, quando tu eri bambino, ecco, diciamo adolescente, sì. Hai mai subito delle discriminazioni perché eri, non lo so... vedi, utilizziamo questo termine, diverso dagli altri, oppure no? Si è verificato una volta sola, con un ragazzo che ancora oggi conosco, che abbiamo un buon rapporto, con lui eravamo stati compagni di banco, sì, alla prima media. Poi la seconda media è successo che è venuto nella classe mio cugino Gianluca, sì. Che è morto nel 2004 in un incidente insieme a fratello. Quando venne poi mio cugino, giustamente, si mise lui a... compagno di banco con me, e quindi è in questo ragazzo una sorta, non lo so, sia di invidia nei confronti di mio cugino, sia di rabbia nei miei confronti, perché giustamente è stato molto più vicino a mio cugino, che io ho sempre considerato più di un fratello, e quindi davo meno attenzione a lui, e più lui si sentiva meno leader della classe,
E quindi un po' ho iniziato a prenderli in giro. Fatto sta che poi un giorno mi ha spinto, e all'epoca ancora era l'ultimo anno che camminavo, che riuscivo a camminare, ero sbattuto violentemente la schiena, però mi sono subito rialzato, io ho buttato il cancellino in faccia. E poi da quel giorno non ha più osato prendermi in giro, anzi, poi ha mangiato la nostra amicizia. Poi purtroppo questo mio amico prese delle brutte compagnie, dei brutti giri. Poi anni dopo ebbe un grave incidente, si fece 2 o 3 mesetti di coma. Addirittura. Sì, proprio per la vita sregolata che faceva, però per fortuna poi l'ho incontrato dopo che si è ripreso è diventato un'altra persona. È tornato ad essere l'amico che era in prima media. Forse si è, poi, vedi, forse gli è capitata, la vita gli ha fatto capitare un qualcosa che poi lo ha fatto mettere nei tuoi panni. Secondo me anche questo ti fa rivalutare tutto. Antonio caro, allora a questo punto io farei così: darei appuntamento ai nostri amici web ascoltatori alla prossima puntata. Questa volta ci siamo fatti una bellissima chiacchierata in libertà che dobbiamo fare più spesso perché è molto fluida, parliamo un po' di tutto e faremo scoprire. La prossima puntata andremo il sabato santo, Sì. quindi quando sarà finita. La quaresima, quindi ascolterete la prossima puntata mentre le vostre mamme, le vostre nonne, proprio, i vostri padri o amici impasteranno le E i cuzzupe, fraguni pure. i fragune e le guastelle. E le guastelle, ah, mizzica, davvero. Bene, ragazzi, dopo questa bella puntata, io mi sono divertito tanto con Antonio. Noi veramente vi salutiamo per ringraziarvi sempre del vostro interesse nei nostri confronti. Quindi, Riccardo Cristiano vi saluta e Antonio Saffioti pure. A Ciao. presto, ciao.